Salve, Gojak Luca della quinta circoscrizione, uno dei membri della commissione Aventi. Siamo qua per presentare Incontriamoci nei Rioni, un ciclo di appuntamenti rivolti ai bambini 0-6 anni per introdurli alla lettura e alla musica in modo condiviso, in modo che sviluppino il piacere di continuare questa attività poi anche in famiglia. E la continuazione di Incontriamoci in Quinta, un ciclo di eventi dell'anno scorso che aveva avuto già un buon successo. Sarà, per quanto riguarda la quinta circoscrizione, un ciclo che abbraccerà il mercato coperto, poi il 1° luglio il giardino di Via Orlandini e sabato 2 settembre Campo San Giacomo. Sarà questa volta un evento trasversale, in quanto toccherà anche tre luoghi della quarta circoscrizione, sperando che sia uno dei primi esempi di trasversalità sul territorio per far conoscere i luoghi di tutta Trieste, non solo il centro città, alle persone, ai bambini con interesse sociale, culturale e sportivo. Buongiorno a tutti e a tutti, sono Franca Vilevic, vicepresidente della quarta circoscrizione. Sono molto contenta di questa collaborazione con la quinta, che è la nostra circoscrizione confinante, per promuovere delle attività sul territorio a partire dai bambini, che sono le persone più fragili e spesso più trascurate, in maniera da poter coinvolgere tutto il territorio, a partire appunto dai bambini, con i loro genitori. E lascerò la parola alla consigliera Martina Magnic, che ha promosso l'iniziativa di collaborazione con la quinta circoscrizione. Io sono Martina Magnic, consigliera di quarta circoscrizione. È stata veramente una gioia poter condividere l'iniziativa di questo evento, insomma, che si svolgerà nei nostri territori di quarta e di quinta con la quinta circoscrizione, che già con successo l'aveva promulgata l'anno scorso. È una bella collaborazione tra territori che auspichiamo possa abbracciare anche nei prossimi anni tutte le altre circoscrizioni del territorio. E anche, come dire, per dare la misura del fatto che le circoscrizioni non si occupano solo, non so, della buca nelle strade, ma che abbracciano il benessere della comunità. E come diceva la vicepresidente poc'anzi, partire dall'infanzia ci sembra un ottimo volano per poter, ecco, dare un contributo importante alla comunità e ai territori. Quindi ringrazio tutti i consiglieri, anche circoscrizionali di quarta, che trasversalmente di ogni colore politico hanno condiviso la bellezza e la bontà di questa iniziativa per il bene del territorio, senza bandierina e senza appartenenze. Per noi questo è molto molto importante. Grazie. Buongiorno, io sono Antonella Farina, sono la referente provinciale del programma Nati per Leggere e sono coinvolta con i volontari del gruppo di Trieste in questa iniziativa che abbiamo costruito insieme a Nati per la Musica, insieme alle circoscrizioni, per stimolare le famiglie alla lettura fin da piccoli, all'ascolto, all'esplorazione del mondo sonoro. E questa iniziativa è il secondo anno che la proponiamo. L'anno scorso era in quinta soltanto, cioè nel territorio della quinta. Quest'anno è stata coinvolta anche la circoscrizione quarta, quindi ci stiamo allargando e la cosa sicuramente è molto è una cosa molto, molto bella per noi, siamo molto contenti di questo e siamo contenti anche della possibilità di fare rete sul territorio, sempre a favore dell'infanzia. Grazie. Buongiorno, io sono Ingrid Rudoi, sono una pediatra e sono qui e rappresento Nati per la Musica, il programma Nati per la Musica. Sono referente provinciale di Nati per la Musica e vicepresidente di Dorem Imparo, associazione musicale per i bimbi piccoli accreditata da Nati per la Musica. In questo progetto aderisco molto volentieri perché è importante, la musica è un bene che deve essere di tutti, un patrimonio di tutti e non un privilegio per pochi bambini, come si dice, perché la musica, come dimostrato negli ultimi anni dalle neuroscienze, è un piacere, un divertimento, ma soprattutto è un aiuto allo sviluppo del bambino in tutti i livelli di sviluppo, lo sviluppo, la coordinazione, l'armonia del movimento, il linguaggio, la comunicazione, a tutti i livelli. Sono Ferruccio Butt, vicepresidente dell'Associazione di Promozione Sociale Gruppo Immagine.
grazie al Mini Moon, Museo dei Bambini, che si trova nel Parco di San Giovanni, abbiamo iniziato una bellissima collaborazione con Nati per Leggere e con Libri Belli, e la libreria che gode anche dei servizi di Drago Zio Joe, ovvero di un furgone che porta in proposta di lettura una bella biblioteca di libri. Da 3 anni, inizialmente nei periodi più difficili, con appuntamenti settimanali, da circa 1 anno con 2 appuntamenti al mese, all'interno durante l'inverno e in Piazza Leggera durante la bella stagione, proponiamo questi incontri di lettura e di mini laboratorio appunto con queste 3 realtà.